parliamo anche qui di tecnologia, trasporti. Quindi Simone Mantero, grazie Simone di essere con noi, Managing Director Knorr-Bremse Rail Systems Italia. Quindi parliamo di trasporti, futuro della mobilità, tecnologia impiantistica, insomma qualcosa di veramente strutturale per il nostro paese. Grazie, grazie dell'invito, grazie a tutti, buongiorno. Chiaramente io mi occupo di trasporti, la nostra azienda, la multinazionale, che è la numero uno nel settore dei freni e degli altri componentistici a bordo treno. Quindi è chiaro che vado un po' a sfociare dall'innovazione verso la mobilità, eccetera. Parlando di innovazione, uno immagina immediatamente di parlare di tecnologia. In realtà, quello che vediamo è che la tecnologia è pronta e a disposizione da parte delle aziende molto prima che possa essere utilizzata, soprattutto da un committente pubblico. E la maggior parte del tempo viene dedicato al reperimento dei fondi, ma soprattutto la parte che io chiamo decisionale più che burocratica. Quindi, citando di nuovo il dottor Russo, che è il nostro ispiratore, evidentemente, più che furbetti, mi ha colpito il fatto che la cabina di regia, in caso di ostacoli decisionali, possa intervenire. Questo è un fattore fondamentale. Adesso il caso del Ponte San Giorgio è un caso di studi, no? Ma nessuno si è stupito che l'ingegneria, l'architettura e l'impresa italiana sia stata in grado di fare un ponte in pochissimo tempo. Non ne parla nessuno. Tutti gli accenti sono sull'aspetto di facilitazione di far partire il progetto, no? Questa è la dimostrazione proprio pratica. Noi studiamo Bucci, lui dice innanzitutto un obiettivo condiviso. Nessuno si è chiesto se il ponte andasse rifatto, se fosse fatto in verticale, in orizzontale, con Caronte attraversare il Polcevera. Quindi l'aspetto comunicativo delle opere che si vanno a seguire per creare consenso e per evitare che ci sia gente che ostacola il progetto. Per andare alla tua domanda diciamo, delle pillole e quindi andando un pochettino nel campo della mobilità, c'è un tema che mi interessa che è un brutto acronimo, è Mobility as a Service, MaaS è scritto. E significa l'approccio olistico che serve per traghettare la persona dall'uscio di casa al punto di destinazione finale. E questo è un approccio che riguarda mobilità, soprattutto urbana, quindi decongestionamento delle città, e la digitalizzazione perché deve essere aiutato nella scelta e l'integrazione delle varie modalità di trasporto, dal treno, la metropolitana, il tram, alle bici elettriche, gli scooter elettrici e così via. Questa è la pillola che lascerei. Ottimo, grazie mille Simone. E passiamo a un altro settore. Grazie. Grazie, un applauso.